Le diocesi di Pesaro, Urbino, Fano, le tre diocesi della metropolia, hanno deciso di lanciare l'anno giubilare a partire da questo incontro a cui abbiamo invitato e siamo molto onorati di avere la presenza di colui che è chiamato a organizzare, a coordinare tutta l'organizzazione del giubileo del 2025, che è il prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Monsignore Rino Fisichella. E quindi siamo molto contenti di accogliere tutti quelli che vorranno all'Auditorium Scavolini. Il giubileo dunque è un'esperienza certamente di fede che innanzitutto è proposta ai cristiani, ma è una realtà che contiene un messaggio importante per tutti gli uomini e per tutti gli uomini e le donne di buona volontà, perché in questo tempo così difficile che viviamo, segnato da conflitti, da ansie e preoccupazioni dettate dai conflitti, dalle guerre, dal cambiamento climatico, dall'incertezza dell'economia e da tanti altri fatiche e difficoltà che vive il nostro tempo, vivere il giubileo vuol dire annunciare una speranza, rianimare la speranza. Il desiderio del Santo Padre è di caratterizzare l'anno giubilare del 2025 sul tema della speranza. Ecco, il bisogno che tutti gli uomini hanno di sperare in un momento così difficile.